That jumps out. Good for him. Martedì turno in prima settimanale per il campionato di basket a Serie C Silver, 14ª giornata. Il Clou è alla Pala di Leo, dove l'Olimpica Basket, ore 18.30, attende in un derby che si preannuncia molto interessante, la Diamond Foggia. La formazione guidata da coach vigilante è riuscita a meno di 48 ore fa a fermare la corazzata Nardò in una partita in cui i Downi hanno dato prova di grande carattere e determinazione, riuscendo a riemergere con il cuore e a portare a casa una vittoria che ha di fatto riaperto il campionato. Per i gialloblu di Giovanni Gesmondo, reduci da una sconfitta con onore a Biesta per 62-89, hanno l'opportunità di cercare la vittoria e riprendere il trend positivo che manca da due partite. Lions Udas invece, dopo la straripante vittoria interna contro la Juve Trani, sarà di scena alla stessa ora in trasferta contro il Valentino Castellaneta. I biancazzurri di Luigi Marinelli, in un momento positivo da diverse gare, troveranno di fronte una squadra che, specialmente con il duo Molliterni-Coleman, può dare più di una difficoltà in fase di realizzazione. Non sarà della partita mansueta, le prese con una contrattura al polpaccio destro, mentre la sponda opandina schiera la stessa formazione che ha vinto contro la Juve Trani. Interessante notte europea per la Champions League che conclude la fase a gironi. Attesa questa sera la Mestal di Siviglia per la sfida tra gli spagnoli e la Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci da un buon momento in campionato, hanno intenzione di consolidare il proprio girone per quanto concerne la testa della classifica ed evitare che il Siviglia possa ancora riaprire i giochi, almeno per quanto riguarda la qualificazione alla Europa League. Per il tecnico bianconero Allegri, non ho intenzione di cambiare nulla, dobbiamo concentrarci sul primo posto e evitare squadre del calibro di Real Madrid e Barcellona. Abbiamo attraversato un girone difficile, ma siamo cresciuti come squadra e i giocatori lo stesso sono un buon mix tra giovani e banchinari, oltre naturalmente al vanto dei titolari che danno sempre il massimo dal primo minuto.